È un ritorno alla natura, ai quattro elementi terra, aria, acqua e fuoco, quello ideato dallo scultore Giuseppe Verri per interpretare la nuova era che a partire dal 21 dicembre del 2012, data in cui secondo i Maya ci sarà la fine del mondo, appunto la fine di un'era, porterà a un'inevitabile trasformazione del pianeta. Immaginando un percorso che si snoda fra sculture dalle fattezze femminili, che ricordano l'arte dei Maya, realizzate con colori accesi e materiali poveri, cemento e cotto, Verri ha affiancato a esse altre sculture più piccole in pietra leccese ed immagini del suo corpo nudo, sempre richiamanti i quattro elementi naturali terra, acqua, aria e fuoco. Un gesto che serve a mettere a nudo la sua anima, ma anche l'anima di chi osserva le immagini, con l'intento di ricreare in chi guarda e in chi è guardato un semplice concetto, la bellezza dell'essere. Giuseppe Verri nella mostra ha mescolato la sua passione per l'arte con quella del cibo, proponendo un menù che offrisse prodotti comuni alla civiltà italiana e a quella Maya. L'amore per il cibo deriva all'artista anche dalla gestione di un'azienda agricola, il Casale della Mandria, immersa nel verde dei castelli romani a Lanuvio. Quali sono le fonti di ispirazione di questa mostra e qual è il messaggio che vuole lanciare? La cosa principale della mostra è una linea che io seguo ormai da sempre, diciamo da quando ho cominciato a scolpire, 14 anni ufficialmente, ma ancora più piccolo ho cominciato a lavorare e giocare con la terra. La linea che sto seguendo ovviamente è la semplicità. La semplicità e il rispetto per il prossimo, diciamo. Infatti l'intento, diciamo, tutta la mostra nasce dalla profezia di Maya, che praticamente dice che il 21 dicembre dovrebbe finire il mondo o comunque cambiare un'era. Sicuramente sarà un cambiamento di era, infatti si vede dai cambiamenti climatici. E l'idea è quella di comunque venerare una divinità, che è proprio questa la scultura centrale, che è la divinità delle tre ere, passato, presente e futuro, infatti ha tre volti, e quella di portare in dono degli oggetti, della frutta, del mais e quant'altro, proprio per aggraziarci dei dèi affinché l'umanità non finisca. O comunque l'idea è quella di rispettare di più la terra, quindi i quattro elementi fondamentali della terra, che sono il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, appunto, e sono le quattro guardiane della divinità stessa. Questo è, diciamo, il concetto molto stretto della mostra. Quali sono i materiali che ha utilizzato e come ha proceduto nel suo lavoro? Sì, in questa sede diciamo che è un anno e sto sperimentando questo nuovo tipo di scultura. La base sotto della scultura è cemento armato. Io sono un ingegnere, quindi per me il cemento armato è vita. E al di sotto quindi c'è il cemento armato e sopra viene rivestito con del cotto. Come il grande Gaudì andava dietro casa sua e c'era una fabbrica di cotto che buttava queste mattonelle che uscivano male, io ho fatto la stessa identica cosa, sono andato in una fabbrica di cotto dietro casa mia e ho preso tutte le mattonelle che loro buttavano, le ho rotte e ho praticamente messo un vestito sopra le mie opere di cemento armato. Quanto ha impiegato a realizzare queste opere? Io sono anni che lavoro, ormai sono 28 anni che scolpisco, quindi c'è tutta una strada che parla per me. Fisicamente 5 mesi più o meno. Ma non è quello perché comunque è un processo molto più lungo che inizia, si può dire, intorno 15 anni fa, per raggiungere ciò che voglio io, che è la semplicità nell'espressione dei sentimenti, della bellezza e di tutto ciò che siamo noi. A lei piace coniugare la sua passione per la scultura con quella per il cibo? Ci spiega in che modo? Sì, praticamente allora, il mangiare per me è fondamentale. Si vede anche dalla stazza, mi piace molto mangiare, mi piace mangiare in compagnia, non c'è cosa più bella che di mangiare un pezzetto di pane con del pomodoro sopra, insieme a persone a cui tu vuoi bene. E quel piatto, quella pietanza povera, diventa il piatto più ricco che esista al mondo. Ho un agriturismo, gestisco un agriturismo e sono, insieme ad altro cuoco, i due cuochi che gestiamo tutto quanto l'insieme, e cerco di portare a tavola i miei prodotti. Noi facciamo pasti a chilometro zero e biologici, quindi c'è un'attenzione spasmodica da parte mia nel trovare prodotti freschi, genuini e cucinati in maniera molto semplice. Il risultato deve essere bello agli occhi, bello alla pancia e digeribile.